Buongiorno, sono Presidente Fulvio, amministratore delegato di PV Italia. PV Italia è la filiale diretta della PV Electronics e ci occupiamo ovviamente della distribuzione dei prodotti PV per tutto il mercato italiano. PV è anche proprietario di alcuni marchi, tra cui Crest Audio e Media Matrix, di cui ovviamente ci occupiamo in termini di distribuzione. E la ragione per cui abbiamo potuto accogliere la richiesta dell'esigenza della società fiorentina relativamente all'impianto audio per lo stadio Franchi di Firenze è proprio perché siamo riusciti a integrare l'offerta dei prodotti dei diversi marchi in una soluzione sola, estremamente customizzata. La specificità della esigenza e della richiesta della Fiorentina per questo stadio, come già spiegato dall'amico Paperini, nasceva dal fatto che non esistevano sostanzialmente dei diffusori già realizzati da nessun marchio che potessero essere idonei a risolvere l'esigenza dello stadio. In questa occasione PV Italia, oltre che fornire il proprio materiale normalmente distribuito, è anche subentrato in una fase progettuale, grazie ovviamente al contributo dato dallo staff tecnico della Fiorentina, realizzando appunto dei diffusori custom che poi sono stati accordati nel modo adeguato rispetto alla parte potenza di supporto dell'impianto, che è Crest Audio, e tutta la parte automazione audio dell'impianto, che è appunto Media Matrix. La circostanza che è nata un po' sotto il segno dell'emergenza della tempistica, perché comunque la società si era posta all'obiettivo di raggiungere per l'inaugurazione dell'impianto nuovo la data della partita della nazionale, che era il 6 di settembre, e siccome i tempi decisionali per la fase progettuale sono stati un pochino lunghi, essendo arrivati alla definizione dell'impianto verso metà luglio, si è dovuto affrontare un aspetto non secondario, che era quello della produzione, la realizzazione fisica dei diffusori, che anche se ormai tecnicamente totalmente definiti, ovviamente essendo pezzi unici ognuno, hanno richiesto a tutta la nostra struttura di lavorare in condizioni abbastanza straordinarie. Una nota va data al fatto che la logistica di PV Italia, che risiede nelle Marche, dove c'è un distretto industriale storico per quanto riguarda la produzione di audio professionale, è stata una delle ragioni che ha permesso, anche se con grandissimo sforzo ovviamente, la realizzazione in tempo della parte dei diffusori, che sono stati quindi installati poi puntualmente, affrontando anche tutte le obblighi e i vincoli dal punto di vista normativo che impone. Come PV Italia, attraverso il nostro staff tecnico in totale lavoro di gruppo con quello della Fiorentina, ci siamo sostanzialmente sostituiti alla figura dell'installatore. Quindi possiamo dire che per PV Italia è stato un progetto a 360 gradi. Il concepimento, la scelta del materiale da inserire, il concepimento dei prodotti custom, la loro realizzazione fisica, nonché l'installazione, il settaggio e tutte le verifiche relative poi alle risposte in accordo con gli istituti dedicati per la normativa. Quindi è stato un lavoro a 360 gradi.